Ciao a tutti i giovani, io sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videolog qua sul mio canale. Oggi ragazzi andrò a fare il post partita della semifinale playoff a gara unica che si è appena concluso con il risultato di Trapani 1, Lamezia Terme 0 come marcatore Agostino Mascheri che è entrato dalla panchina e ha fatto gol all'88esimo che ha portato il Trapani in finale. E ne parleremo dopo, comunque vi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale che è molto ma molto importante. Come sempre sono rimasto senza voce perché andando in curva ovviamente la voce si perde. Comunque andiamo a vedere le formazioni con cui le due squadre sono scese in campo. Trapani è sceso in campo con Summa in porta, poi Romano, Carboni, De Pace, Carbonaro, Marigosu, Cangemi, Giuffrida, Pipitone, Palembianco e Romizzi. In panchina per il Trapani Di Maggio, Cellamare, Mascari, Catania, Canutè, Oddo, Scuderi, Santa Paola e Mangiameli. E infine come allenatore per il Trapani Alfio Torrisi. Per quanto riguarda invece il Lamezia, è sceso in campo con Mataloni in porta, poi De Luca, Zul, Terranova, Adessi, Cristiani, Alma, Graziano, Emanuele Miliziano e Cadivi. In panchina Martino, Talarico, Monteleone, Cunzi, Nyangkate, Nemia, Canute, Borgia, Morana e infine l'allenatore De Luca. Allora, il primo tempo diciamo che si è svolto a ritmi lenti dove più che attaccare il Trapani ha difeso, anche se c'è stata, a parte il gol, forse l'unica occasione del Trapani importante, in pratica De Pace davanti alla porta. Stava per tirare, è stato murato da un difensore proprio dentro l'area del portiere, cioè dentro l'area grande, ecco. E questo, insomma. Dunque, il primo tempo si conclude 0-0, nel secondo tempo ci sono un paio di sostituzioni sia per il Trapani che per il Lamezia Terme. Entra al minuto 75 Mascheri al posto di Carbonaro. E all'incirca 13 minuti dopo, all'88esimo, su un cross di Romano, un bel cross devo dire, colpisce di testa e angola il pallone Mascheri e dunque porta in vantaggio il Trapani 1-0. Al 90esimo ci saranno due sostituzioni, anzi una, no, sì, una sostituzione per il Lamezia. E infine l'arbitro assegnerà 5 minuti di recupero al 97esimo, finirà la partita. Dunque il Trapani vince 1-0 e andrà in finale dei playoff con il Locri che oggi ha vinto 1-0 contro il Licata grazie al gol al 37esimo di La Rosa. Mentre andiamo a vedere altre partite perché ci sono stati anche i playout. Il San Luca ha vinto 2-0 contro il Paternò, dunque il Paternò che l'anno prossimo sarà in eccellenza mentre il San Luca rimane nel girone di Serie D. E poi il Ragusa Ragusa-Ragusa, risultato veramente umiliante per il Ragusa che perde 6-0 contro il Ragusa, veramente in forma. E dunque rimarranno l'anno prossimo in questo girone o probabilmente insomma in Serie D il Real Aversa ed il Ragusa, mentre scenderanno, sono già scese in eccellenza il Ragusa e il San Luca, mentre scenderanno in eccellenza il Paternò probabilmente nel girone siciliano e il Real Aversa probabilmente in quello campano. Dunque rivedremo il prossimo anno probabilmente in questo girone sia il San Luca che il Ragusa, ma concentriamoci in pratica di più ecco, sui playoff perché appunto il Locri vince contro il Licata e allora la finale playoff sarà Locri-Trapani, dunque il Trapani giocherà fuori casa il 21 di maggio alle ore, dovrebbero essere 16. E ricordiamo che il Trapani già in campionato il Locri l'ha sfidato all'andata e ci pareggiò 0-0 e al ritorno ci pareggiò 1-1.
Certo che non è ancora questo gruppo, non c'è tutto questo entusiasmo di ora, quindi ecco, i risultati possono non contare molto, anche perché il Lokeri campionato ha concluso solamente 3 punti in più con il Trapani, però sicuramente se il Trapani avesse giocato tutte le partite come le ultime due, diciamo che il Trapani sarebbe potuto anche arrivare più avanti del terzo posto. E comunque, io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, dunque Trapani 1, Lamezia Terme 0 e ci vediamo con il post, con il pre-partita scusate, di Locri Trapani in trasferta e ci vediamo. Ciao a tutti, forza Trapani!